Ben caratterizzata l'offerta di Benimar per la stagione 2023. Sullo scenario europeo il brand spagnolo è sempre più sotto i riflettori e si fa notare per il buon rapporto qualità-prezzo e per alcune peculiarità che li distinguono nel vasto panorama del segmento medio di mercato. Attiva dal 1978, Benimar è entrata nel 2002 nel potente gruppo Trigano. In questi 20 anni è passata dal ruolo di piccola realtà produttiva a quello di attore primario di fondamentale importanza in Europa. Gli investimenti sul polo produttivo Benimar sono notevoli. Questa realtà industriale è sempre più strategica per l'intero gruppo Trigano. Non ci sono nuovi modelli per la stagione 2023, è un momento di passaggio in questa complessa fase storica. Ma notiamo alcune migliorie diffuse, come l'introduzione di nuove plafoniere e l'adozione del sistema iNet di Truma su tutti i modelli equipaggiati con la Stufa Combi. La gamma Benimar spazia nelle 4 principali tipologie di camper. Partiamo dagli Amphitryon, top di gamma di Benimar, con 3 modelli di motorhome. È stato migliorato il letto basculante con un sistema di blocco più stabile durante la marcia, ma sono cambiate anche le luci poste sotto al basculante con faretti che illuminano la cabina e il living. Di sicuro interesse l'Amphitryon 967, un grande motorhome con letti gemelli in coda e dinette face to face anteriore. La cucina continua sulla linea del divanetto, assicurando un ambiente arioso e ben vivibile. Lungo quasi 7,5 metri, offre un garage posteriore accessibile anche dall'interno. Per quanto riguarda i semi-integrali, viene confermata la suddivisione in 2 serie, Tesoro su base Ford e Mileo su chassis Fiat. Tra i semi-integrali su base Ford troviamo il Tesoro 481, che si inserisce nel trend di mercato dei veicoli compatti, ha infatti una lunghezza di 599 cm. All'interno troviamo un'ampia zona living anteriore, sopra la quale è fissato il letto matrimoniale basculante che si abbassa per la notte con movimento elettrico. Nella zona posteriore invece si può godere di una generosa cucina a L e di un bagno ben dimensionato con ampia doccia in nicchia. Davvero singolare il Tesoro 488, pensato per offrire grande comfort a 2 persone, ma con una lunghezza esterna sotto i 7 metri. Il living anteriore non è grande, è molto grande. Sul divano di destra possono trovare posto almeno 3 persone. Sul divano di sinistra invece anche 4 persone. A questo aggiungiamo i 2 posti in cabina. 9, forse anche 10 posti a sedere in questo living. Uno dei 2 divani può essere anche utilizzato come letto singolo sempre pronto. Il letto vero e proprio invece è il matrimoniale basculante a movimento elettrico. Nel grande bagno posteriore troviamo un armadio estraibile, scorrevole. Di fianco, al centro del bagno, abbiamo un altro armadio con cestelli per i capi ripiegati. E anche qua lo spazio non è poco. Ma non è finita. Aggiungiamo un ulteriore armadietto con cestelli estraibili. Tra i Mileo, degno di nota è il modello 297 da 739 cm di lunghezza. Interessante la dinette face to face e la cucina molto ampia che prosegue sulla linea del divanetto. Oltre alla dinette face to face anteriore, a cui si aggiunge il letto basculante, lo schema abitativo prevede una zona notte posteriore con letto matrimoniale a penisola e bagno con doccia indipendente. Non mancano i furgonati. La serie Benivan è composta da vari modelli su base Fiat Ducato, dal compatto Benivan 100 al grande Benivan 160, lungo 636 cm, è caratterizzato da una zona notte con letti gemelli, sotto i quali è disponibile un ampio vano di stivaggio. Il living del Benivan 160 è tradizionale, così come la cucina, mentre il bagno è ben gestibile grazie ad un corretto studio degli spazi, con il raggruppamento su un lato di WC e lavabo per lasciare la possibilità di creare un vano doccia. Ma ci sono anche i mansardati della serie Sport nella gamma Benimar.
Il più grande è lo Sport 363 da 743 cm di lunghezza. Offre una confortevole zona notte posteriore con due letti singoli. Ma c'è anche un grande bagno con cabina doccia indipendente. Confermata la presenza nella gamma Benimar delle versioni speciali Up, dall'interessante rapporto qualità-prezzo. Riprendono modelli standard, ma sono arricchiti di vari accessori proposti ad un prezzo vantaggioso. Continua inoltre ad essere disponibile il pacchetto North Auto Cup, che permette di personalizzare il veicolo con migliorie estetiche e una dotazione piuttosto ricca, che comprende cambio automatico, preparazione invernale del veicolo e altro ancora.